La Camera dei Deputati ha bloccato a sorpresa, ad un passo dal voto finale dell'Aula, la nuova legge sul cognome dei figli che mette fine all'obbligo del cognome paterno, lasciando così liberi i genitori di scegliere e fissando anche il principio che in assenza di una indicazione diversa ai figli spetta il cognome doppio, quindi sia quello del padre che quello della madre, diversamente appunto da quanto accade oggi. La legge era stata approvata la settimana scorsa dalla Commissione Giustizia, ma appunto dopo una richiesta avanzata da Fratelli d'Italia di un ritorno in commissione per sistemare alcune questioni formali sul testo, la legge appunto è stata bloccata. Allora ne parliamo oggi con Angela Azzaro, vice direttore del Garantista. Buonasera. Buonasera. Beh, Direttore, la sorprende questo stop così imprevisto? da una parte sì, nel senso che ormai sembrava una cosa fatta e ormai ci aspettavamo tutti che si arrivasse alla conclusione entro oggi, e quindi è davvero una sorpresa. Dall'altra, no, non è una sorpresa, nel senso che questo Parlamento ci ha abituati anche a ben altri spettacoli, e credo che questa idea che ha del doppio cognome, quindi veramente di un cambiamento culturale fortissimo, dia davvero fastidio. Cioè, appunto, si racconta di interventi in aula di La Russa. Pronto? È caduta la comunicazione con il direttore, vice direttore del Garantista Angela Azzaro. Lo ricordiamo, allora, il tema è quello di affidare, di lasciare ai genitori la possibilità di attribuire ai propri figli il doppio cognome, quello sia del padre che della madre. Angela Azzaro. No, dicevo che no, è una sorpresa fino a un, cioè, da, per un verso sì, perché ormai sembrava cosa fatta, dall'altro non è una sorpresa, nel senso che comunque in questo Parlamento ci ha abituati anche a spettacoli ben peggiori, e sui diritti, sulla parità, sull'uguaglianza uomo-donna continua a esserci un ritardo molto forte. Credo che il fastidio sia questo qua, quindi non è uno stop formale, è uno stop sostanziale. Capisco anche la rabbia della relatrice di Michela Marzano, che appunto si è ripresa sia con il centrodestra ma anche con il suo partito, il PD, che effettivamente è stato responsabile in qualche modo di questo slittamento. Adesso Esatto, la vera. ha detto Michela Marzano. Quanto accaduto oggi in aula sulla legge sul doppio cognome ai figli è estremamente triste. Lo stop è infatti arrivato per veti culturali opposti da alcuni deputati maschi del nostro Parlamento. Quindi un attacco molto diretto. Allora siamo in collegamento telefonico con la relatrice PD, onorevole Michela Marzano. Buonasera. Buonasera. Ecco, la sua di critica, di accusa è chiara, se la prende con i suoi colleghi maschi ed anche quelli del Partito Democratico. Come mai? Ma io me la prendo con chi invece di portare avanti un discorso di cambiamento, in realtà questo cambiamento lo blocca. Me la prendo con chi dichiara determinate cose, l'importanza dei diritti, l'importanza dell'uguaglianza, fa tutta una battaglia, si presenta come un partito riformista, progressista, e poi di fatto, alla prova dei fatti, viene meno e non è capace di tenere, non è capace soprattutto di sostenere poi una legge nella quale si dovrebbe identificare in quanto centrosinistra. Certo, tra l'altro il testo era stato votato all'unanimità in Commissione Giustizia. Ma infatti è questo poi l'assurdo. Il testo è stato discusso per settimane, se non addirittura per mesi, in Commissione Giustizia. Non ci sono mai state particolari obiezioni, c'erano stati soltanto due emendamenti. Il testo era stato votato, il testo base che avevo elaborato è stato votato all'unanimità, il mandato mi è stato votato ieri all'unanimità. Arriviamo, la scorsa settimana, scusi, Sì. arriviamo lunedì in aula per discussione generale, nessun intervento contrario. Arriviamo oggi per il voto e si scatena il pandemonio, perché improvvisamente alcuni colleghi si svegliano e si rendono conto che le loro ataviche abitudini possono essere rimesse in Ci discussione. racconta Ora, bene non. cosa è accaduto in aula, cioè in che modo si è scatenata questa discussione che ha portato poi a bloccare l'iter della legge? Ma guardi, si è scatenata in maniera un po' assurda, cioè nel momento in cui si stava discutendo l'emendamento di Sella,
a un certo punto sono cominciati gli interventi Alleanza Nazionale con la Russa, seguito da Pagano del Nuovo Centrodestra, in seguito Buttiglione per l'Italia, in seguito alcuni colleghi della Lega. Quindi trasversale l'opposizione. Trasversale, prendendo la parola per come dire, disintegrare un pochino l'impianto della legge, cioè discuterne la pertinenza, dimenticando. Viene l'idea che non l'avessero letta prima, fondamentalmente. Allora, alcuni non l'avevano proprio letta perché raccontavano. Si era passata cose l'unanimità. Confuse, insomma, ecco. No, alcuni in maniera confusa, raccontando che ci sarebbe stato un disordine, un figlio avrebbe avuto un cognome, l'altro figlio ne avrebbe avuto un altro, mostrando di non aver nemmeno fatto lo sforzo di leggere la legge. Altri perché comunque ci provano sempre, nel senso che non ci dimentichiamo che anche quando è venuta in aula il divorzio breve, interventi raccapriccianti di questo tipo noi li abbiamo già sentiti. Quello che però è successo in più è che nel momento in cui il Comitato dei Nove ha deciso di riunirsi per trovare una squadra da un punto di vista tecnico, perché c'erano alcuni problemi tecnici, in quel momento poi è arrivato lo stop da parte del PD con la giustificazione del fatto che se ci fosse stato un voto segreto il gruppo non avrebbe tenuto. E del resto ieri sera questo sorprende, perché poi ieri sera lo stesso Premier Renzi aveva richiamato anche ad una coraggio e determinazione su tutti i temi che sono anche di cambiamento, di evoluzione nel nostro paese, quindi in qualche modo ci si aspettava anche una maggiore compattezza su questo tema. Direttore Angela Azzaro, del resto questa normativa non avrebbe fatto altro che allineare l'Italia ad altri paesi europei, come spesso accade sul tema dei diritti siamo un po' ritardo. Sì, infatti la cosa che sorprende di più è che non si tratta di una norma all'avanguardia, ma cioè lo è rispetto alla situazione italiana, ma rispetto agli altri paesi si tratta della normalità. Io aggiungo un'altra cosa, io credo che sia anche per molti versi la normalità del paese, perché questa norma è attesa intanto dalle donne che per anni hanno subito appunto il cognome solamente del marito, ma anche da tante coppie, perché secondo me la società italiana per molti versi è molto più avanti di alcuni legislatori o di alcuni parlamentari che, come ricordava la deputata Marzano, ogni qualvolta si parla di un cambiamento culturale danno il meglio di sé. Quindi è non solo una norma di civiltà che tra l'altro risponde anche a un richiamo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma è anche siamo stati condannati per una violazione sul tema dell'uguaglianza. Siamo appunto pochissimo tempo fa, a gennaio, ma è anche appunto riconoscere che il paese è cambiato, che ci sono state delle trasformazioni sociali e che la legge si deve adeguare a queste trasformazioni. Invece proprio il Parlamento, che dovrebbe essere il luogo che esprime, no? A volte anzi dovrebbe essere all'avanguardia rispetto a quello che è il paese, invece continua a dimostrarsi indietro rispetto a tante battaglie di civiltà. Certo. Che cosa si può fare allora per rimettere in primo piano questo tema? Onorevole, immagino che è una battaglia che lei vorrà portare avanti. Questo senza dubbio, nel senso che, a parte il fatto che noi siamo costretti a portarla avanti perché siamo stati condannati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, il 7 gennaio 2014 la Corte dei Diritti dell'Uomo è stata chiara condannando l'Italia per assenza di questa norma, condannandolo per violazione del principio di uguaglianza e quindi per discriminazione. Certo. Quindi noi comunque abbiamo questa spada di Damocle. Secondo punto, come eletta del Partito Democratico nel centro-sinistra, è una battaglia di civiltà, cioè questi sono dei temi su cui non solo non si deve cedere, ma dobbiamo andare avanti. Cioè il cambiamento, il cambiare verso, se vogliamo veramente cambiarlo, significa assumersi fino in fondo la responsabilità di portare avanti discorsi di questo genere. Allora, il problema sarà naturalmente la calendarizzazione, perché ci è stato promesso di una calendarizzazione prima della fine dell'estate. Siccome tanti decreti legge da convertire che scadono stanno arrivando, sono già in commissione, arriveranno in aula, molto probabilmente la calendarizzazione non c'è. Tanto più che, elemento aggiuntivo, i primi tre articoli della legge sono stati approvati, quindi non si può tornare indietro, sono i primi tre articoli che danno la struttura, il senso, la ratio della legge, per cui se questo crea un problema, sì, noi non affrontiamo politicamente la questione,
la legge non tornerà mai in aula. Certo. Senta, c'è un modo per in qualche modo contrastare le resistenze che sono state opposte in questi giorni? Oggi in particolare, ecco, dalle argomentazioni che sono emerse, si possono trovare, non so, delle modifiche, delle vie alternative per favorire un maggiore consenso su questa norma? Ma guardi, io avrei tendenza in questo caso a prendere in prestito una frase del Premier Matteo Renzi, se ne faranno una ragione, nel senso che non c'è compromesso possibile su certi temi. Come si fa a trovare un compromesso quando si sta semplicemente dicendo che si deve mettere fine all'automaticità della trasmissione del cognome paterno, quando si sta semplicemente dicendo che d'ora in poi le coppie devono avere la libertà di scegliere quale cognome dare? Quello paterno, quello materno o entrambi. Sì. In realtà non c'è un compromesso da trovare, è una questione molto semplice e chi non vuole accettare il fatto che non siamo più in una società patriarcale se ne dovrà prima o poi fare una ragione. Certo. Senta, c'è un altro tema importante in queste ore che emerge nel dibattito del Parlamento. È stata proposta una legge, voltiamo un po' scenario, sappiamo che entrambe siete sensibili a questo tema, una legge che riguarda il reato di istigazione a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia, la bulimia o altri disturbi del comportamento alimentare. Lei è tra le firmatarie di questa legge, onorevole Marzano. Ecco, ci racconta un po' che cosa concerne, che cosa riguarda, e poi ascoltiamo anche un commento dal direttore Angela Azzaro. Certo, ma guardi, io sono proprio la prima firmataria della legge, nel senso che io l'ho voluta depositare avendo io stessa attraversato il dramma dei disturbi del comportamento alimentare, quindi conoscendo bene il problema dall'interno. Ho letto anche la critica, la lettera che mi è stata scritta da Angela Azzaro sulla prima parte di questa legge, in sì. cui effettivamente io parlo di un incitamento a persistere in condotte alimentari problematiche. Ecco, a quali contesti lei fa riferimento, onorevole? Perché noi sappiamo che i problemi di disturbi alimentari sono variegati tra di loro, hanno cause molteplici che risiedono in luoghi, in contesti psicologici, ambientali, sociali molto difformi tra di loro, quindi è anche difficile individuare il colpevole. Ecco. No, a quali contesti lei fa certo, riferimento? Certo, no, ma io su questo punto sono d'accordissimo con la critica di Azzaro, nel senso, cioè con le osservazioni di Azzaro, nel senso che non si tratta di individuare un colpevole. Io quello a cui facevo riferimento sono dei siti particolari che si chiamano ProAna, sì. in cui in realtà alcune su persone internet. Si ritrovano, su internet ce ne sono 300.000 soltanto in Italia, in cui le persone si ritrovano per darsi consigli su come fare per diventare sempre più magre, sì. cioè sono veramente delle pratiche quasi di istigazione, ci si confronta, si cerca di essere le più brave, cioè si entra nella logica che io non ho difficoltà a definire perversa del meccanismo delle disturbi del comportamento alimentare. Quindi è un riferimento particolare non a ciò che causa ovviamente, ma a ciò che non aiuta queste persone a prendere coscienza del fatto che si sono confrontate a un problema. Non è certamente una legge che può risolvere il problema dei disturbi alimentari, però questa è una legge che può andare ad incidere su un determinato ambiente. Direttore. No, io su molte cose poi mi trovo d'accordo con l'onorevole Marzano, perché sì. sicuramente è importante anche così la campagna di sensibilizzazione che vuol fare e che di cui la legge rappresenta la ricaduta sul piano così della legge, del Parlamento, così. Però effettivamente l'articolo 1 di quella legge di fatto parla di reato, di pene, di sanzioni legate a un tema che secondo me non si può o trattare in quel modo, cioè se ci sono delle persone che usano violenza la legge c'è già che punisce, quindi farne ancora una volta, perché appunto in Italia c'è questa tendenza a risolvere i problemi col codice penale, farne ancora una volta un problema di reati, io non sono d'accordo, cioè che penso che quella legge possa avere tutt'altra valenza, si sposta tutto sul piano della prevenzione, della diagnosi precoce, degli strumenti che si danno anche alle strutture coinvolte per affrontare il problema, per esempio quello della formazione sarebbe un grande tema, perché oggi i medici, spesso quelli che fanno anche la prima accoglienza, che incontrano le ragazze, non sono neanche in grado di riconoscere il problema, quindi c'è tutta una serie di cose da fare che secondo me invece vengono in qualche modo messe in secondo piano da
questa volontà in qualche modo, che è poi una volontà anche culturale, una tendenza politica culturale del paese, di risolvere con il codice penale. Ecco, io su questo non sono d'accordo, proprio perché penso che invece è una campagna di sensibilizzazione fondamentale, e quindi per un verso sono molto grata all'onorevole Marzano che la sta conducendo, dall'altra però proprio perché penso che sia una questione importante mi sono sentita di muovere questa critica sull'articolo 1, che poi come sappiamo nelle leggi spesso l'articolo 1 è anche il cuore della legge, quindi il cuore della legge non può essere quello del reato, deve essere quello della salute delle ragazze, delle donne e oggi anche dei ragazzi coinvolti in problemi legati ai disturbi alimentari. Ecco, questo articolo, questa legge in particolare mira a colpire quei siti internet, spiegava l'onorevole, che istigano quindi a comportamenti di questo tipo. Allora, se non è questo il sistema, in che modo si può tagliare le gambe a chi promuove questo tipo di commercio, perché poi è un'attività commerciale, un business anche quello, che però chiaramente viene fatto sulla pelle delle ragazze? Sì, no, intanto però il dettato della legge non specifica che è rivolto ai siti internet e basta, parla di individuare dei chiunque anche per via persone telematica, che istigano, sì. Che quindi o questo viene specificato, ma anche qualora fossero solamente i siti, ma anche lì non si può pensare di andare a chiudere o andare a verificare ogni volta la ricaduta che un sito ha sulla vita delle singole persone, cioè non è quello il lavoro da fare. Il lavoro da fare è un altro, è la sensibilizzazione culturale, la promozione di un immaginario diverso. Mi rendo conto che è una sfida enorme, che è una molto più ampia probabilmente, che più richiede ampia, e forse un lavoro anche diverso. Più difficile da realizzare nell'immediato, ma alla lunga, soprattutto se il problema vero è salvare le vite delle persone, perché di questo stiamo parlando, è un problema che spesso conduce anche alla morte e sicuramente porta all'infelicità. Se il problema è questo qua, la strada più lunga è anche però quella più efficace. Posto invece che probabilmente per questo tipo di problemi e di dinamiche la legge, qualunque essa sia e qualunque intervento si possa fare, comunque sarà sempre parziale, perché lo ricordiamo, un problema è un tema che risiede nelle dinamiche psicologiche degli individui, delle famiglie, su cui poco possono avere a che fare insomma programmi di formazione, esatto, di medici. No, solo per finire, per completare l'informazione, ricordiamo che questa legge in realtà è ancora ferma in commissione affari costituzionali, che non è stata ancora calendarizzata, che quindi appunto anche il mio intervento, la mia lettera a Marzano aveva proprio questa volontà di dire che modifichiamola prima che inizi una discussione che rischierebbe secondo me anche di creare dei fraintendimenti. Al momento però non se ne sta discutendo, però insomma c'è, vede firmatari che vanno da destra a sinistra, quindi veramente tutto l'arco parlamentare, e quindi insomma a maggior ragione secondo me è una discussione preventiva, anche coinvolgendo non solo i parlamentari ma anche appunto la cosiddetta società civile, sarebbe una cosa importante. Certo, avremo modo probabilmente di riparlarne anche con l'onorevole Marzano, con la quale abbiamo perso il contatto telefonico, ma che sicuramente potremo risentire su questo tema. Grazie intanto ad Angela Zaro, vice direttore del Garantista, per questo intervento con noi oggi. Solo un piccolo focus: il Garantista esce in edicola in questi giorni, quali sono i temi domani? Qual è il tema di primissimo piano? In realtà domani usciamo con una piccola grande provocazione, perché riprendendo anche la notizia di questi giorni, i dati sulla povertà, che sono dati veramente incredibili, descrivono un paese alla fame, non è una metafora, così unendola con la notizia che ormai ci ammorba quasi ogni giorno sulla riforma del Senato, di dire più o meno l'apertura del giornale, questo ci avete rotto col Senato, vogliamo delle cose che ci aiutino davvero a cambiare il paese, delle riforme che davvero aiutino anche le famiglie italiane, le persone tutte a stare meglio, e da questo punto di vista effettivamente tutti i dati, tutti i parametri economici ci raccontano invece un quadro che resta
immobile e grave, quindi usciamo con questa diciamo provocazione che sappiamo resterà inascoltata, però non possiamo non dirla. E chissà che davvero qualcuno invece non la tenga ulteriormente in considerazione, anche perché non è l'unica voce su questo punto, insomma, vi unite ad un coro di parlamentari anche, ma anche di cittadini comuni che chiedono maggiore concretezza nel campo delle riforme. Insomma, vedremo cosa accadrà. Grazie intanto ad Angela Zaro, vice direttore del Garantista. Buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Buon proseguimento. Arrivederci.